Grazie mille. Buonasera. Un grande onore e piacere di essere qui stasera. Perché per tanti motivi, tanti motivi. Come aveva detto Angelo Cipria, io vengo sempre in Sicilia, credo che non mancherò mai in Sicilia, d'estate almeno. Una volta sono venuto qui e da quella volta già non ho voluto non venire. Quindi ho trovato situazioni varie, no? Cioè, mi chiamano o non mi chiamano, ma io vengo lo stesso. Ho cominciato con questa musica di Toquinho e Vinicius, che sono stati i grandi, come si dice, patrocinanti della mia musica. E quando cominciavo a suonare la chitarra, ho scoperto la loro musica e loro hanno scoperto a me a Buenos Aires, che suonava la musica, la loro musica, e mi invitavano a suonare. È stato un miracolo così di conoscere e collaborare con queste leggende già della musica brasiliana. E quindi non posso non suonare una musica loro, che si chiama questa, che si chiama Tomara, che significa ojalá. Ma ojalá, credo che si dice magari. Speriamo. No? Speriamo, grazie. Speriamo che continuiamo così. Tutto bene. Il secondo brano che suono è di un altro grande chitarrista brasiliano, Baden Powell. Baden Powell ha inventato tutta la tecnica di suonare la musica sudamericana. E insieme a Vinicius de Moraes, prima di essere socio con Toquinho, era socio con Baden Powell per quanto riguarda composizioni della musica brasiliana. E hanno combinato due stili molto simili ma diversi, che sono praticamente il samba tradizionale del Brasile e la influenza africana nel Brasile. E hanno fatto una musica che loro hanno chiamato Afro Samba. Stasera io farò due Afro Samba. Il primo adesso, l'Afro Samba è un samba carregato o caricato di un po' di senso religioso, come fanno la cultura africana più primitiva, e cantano. Hanno diversi dio, no? Il dio del sole, il dio dell'acqua, il dio dei colori. Questo si chiama Osagna, è un dio, e le hanno fatto questa musica che si chiama Canto de Osagna. Thank you.
Fa pensare molto a Buenos Aires, che ho scritto molto tempo fa e che si chiama La città perduta, la ciudad perdida. Thank you.
Baden Powell, questo grande chitarrista, compositore del Brasile, ha, come detto prima, ha inventato tutta la tecnica per suonare la musica sudamericana. I chitarristi che siamo un po' più giovani di lui possiamo parlare di prima e dopo Baden Powell, no? E quindi un grande amico argentino, compositore, eccellente chitarrista, musicista impressionante, Agustín Pereira Lucena. Insieme a me abbiamo scritto questa musica dedicata a Baden Powell, che si chiama Para Baden, e così voi conoscete un po' anche la tecnica, un po' per omaggiare, come se dice, fare un piccolo tributo a questa grande apporto alla chitarra sudamericana. Para Baden. Africana ha un po' apportato alla musica del mondo il ritmo, no? Come tutti sanno, il ritmo della musica, quasi tutta la musica del mondo, proviene dall'Africa. Io ho scritto una musica basata in una canzone folclorica africana, e l'ha fatto un po' per esprimere con la chitarra questa musica, anche se loro si esprimono molto bene con la chitarra, però cantano in una lingua che io mai potrò riprodurre. Però quindi potrò riprodurre un po' la melodia di questa, che questa è una canzone che si chiama African Song, è una musica africana.
una canzone africana. Un po' ipnotica, c'è una cadenza così, no? Forse stasera è abbastanza adatta a questo tipo di musica.
Una musica di Antonio Carlos Jobim, che è il padre della musica brasiliana della bossa nova, e insieme a Vinicius de Moraes hanno scritto tanti brani conosciuti in tutto il mondo, più conosciuto forse La ragazza di Ipanema e tanti altri. Stasera io vorrei fare una musica che anche è molto conosciuta, che si chiama Al Felicidade, che è già registrato tempo fa e che ha queste parole meravigliose di Vinicius, ottimista, no? Che dice che la felicità non finisce e la tristezza sì, no? Tristezza non ti finisce, la tristezza non finisce, la felicità sì, per valorare i momenti dove noi siamo felici, no? Giustamente. Io non li canto le parole, però è questo lo che dice il ritornello. Thank you.
Per finire questa parte solo, che già ha suonato abbastanza solo, già è troppo chitarra da solo, voglio fare il secondo Afro Samba che avevo parlato prima, che avevano fatto Baden Powell e Vinicius de Moraes, e questo è dedicato a un strumento di percussione dell'Africa che si chiama berimbau, e mi dà l'occasione di farvi conoscere questo suono del berimbau, anche se lo faccio con la chitarra, e che questo strumento si usa per un tipo di danza folclorica chiamata capoeira, e si accompagnano con questo strumento berimbau, che è molto primitivo, ha praticamente un grande arco con una corda, e si suona con alcuni accessori molto, molto difficili da toccare, da suonare, e questo suono è molto particolare. Io vorrei fare prima la imitazione del berimbau e poi la musica che si chiama berimbau di Baden Powell e Vinicius de Moraes. Thank you.
mille. C'è una musica ora molto popolare in Argentina, il mio paese, di un cantore, compositore, Carlos Gardel, che ha scritto questa canzone insieme con le parole di Lepera. È una canzone che non c'è bisogno molto di presentazione perché è molto conosciuta, però stasera abbiamo una piccola sorpresa. E questa sorpresa è una piccola ma una grande emozione avere rappresentata anche in un altro modo che non sia solo con la chitarra questa musica. E potrò anche invitare a uno dei violinisti che c'era in questo quartetto prima, un grande violinista, Alessandro Cortese, per accompagnarmi a questo brano de El día que me quieras. Massi Torre è rappresentante di una scuola tango d'arte a Catania molto importante, dedicata al tango. Grazie mille Massi Torre e Marita Ahumada. E ora vorrei convocare, per concludere questo grande evento, per noi almeno è stato un grande evento con grande emozione, condividere
questo palco, questo posto meraviglioso, questo castello Bernisi de Floristella, e vorrei convocare al quartetto d'archi per concludere con due brani che io ho scritto. Uno, Classical Me, che è parte di un disco mio, Sortilegio, che si conosce qui in Italia perché è uscito anche 6 anni fa, credo che è l'unico che è stato uscito qua in Italia. E poi un brano che è parte di un triptico, è un film, della musica di un film che si chiama El Rezo, che significa la preghiera. Thank you.
vi auguro con tutto il cuore che continuate a fare, sviluppare, migliorare, crescere e godere la vita di questo modo. Tante grazie a voi. Vorrei ringraziare a tutti quanti che sono venuti, tutti quanti che hanno collaborato con questo concerto, e specialmente amici miei di Catania, di Sicilia, che non vedo da molto tempo e ho avuto l'occasione di rivedere oggi per questo concerto. Mi dispiace che non resto di più in Sicilia, devo tornare. La mia piccola Chloé e la mia grande Marita stanno aspettando me in Argentina, devo tornare. Questo brano è un brano di Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes. Quelli che vogliono cantare possono farlo, io pure lo canterò in portoghese, però lo devono cantare, dovete cantare in portoghese. È così il brano, è facile, facile, facile. Re. Re. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem, que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. Seu balançado é mais que poema. E a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque tu tá sozinho. Ah, porque tudo é clandestino. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais linda por causa do amor. Thank you.
tu corpo dourado, tu sol de Ipanema, o céu balançado mais que um poema que eu já vi passar. Grazie mille a voi. Bravi.